gioca cose dalla macchina. Oh, state lì. Oh, vi racconto sta cosa. Guarda, colpa di Ciuschi, eh. Allora, Ciuschi voleva farsi stamattina un praticamente un blog. Devo dire, molto bello. Che a prima vista sembra un giornale tipo CNN. Ma il tema è abbastanza fatto bene. Infatti la prima volta che Ciuschi mi ha fatto vedere sto sito, è bellissimo, ma chi è che l'ha fatto? Molto meglio dei miei siti. Allora, vabbè, è un tema di merda. Ormai con questi temi non ci si capisce più niente, chi è bravo e chi non è bravo. Infatti questo qua, alla fine, questo ciuscaccio qua, alla fine è un imbecille, perché non sa niente. Non sapeva cambiare un Google checkout da $10 a $35, no? Comunque, ma Ciuscaccio stamattina mi ha spedito un link dove acquistare un modulo per fare questo giornale sotto sottoscrizione. Quindi se non sei sottoscritto, non hai la quota, non hai pagato, non puoi leggere gli articoli, no? Allora mi ha inviato sto link, io l'ho schiacciato, comprato, alla fine si è rivelato praticamente uno, tutto un truffone, insomma, no? Che ti vende il link, cioè loro acquistano il plugin da un'altra, dalla compagnia ufficiale, però questa compagnia ufficiale c'è praticamente una developer license, quindi loro possono licenziare un sacco di plugin, quindi alla fine si è rivelato una truffa, perché poi il bello, cioè, a me non me ne fregava niente, basta me lo dai. Il bello è che loro volevano, per attivare il plugin, l'FTP, login and password, e anche il sito di WordPress, login and password, administration. È una stronzata, perché un sito di merda trovato così, a caso, su Google, cioè, gli dai tutto. Poi questo sito è abbastanza complesso, poi scasinavano, non lo so io. Alla fine, dopo, ho fatto un sacco di giri e alla fine ho trovato la compagnia giusta, mi ha fatto incazzare. Perché io, cioè, Ciuscaccio, guarda, Ciuschi è uno che non capisce niente di internet. Lui sta tutto il giorno in internet a guardare LOLCATS, Caturday e Cute Overload. Ecco, poi arriva alla sera con ste idee. Guarda, ho trovato questo link, miau, miau, miau. E dopo, niente, adesso sto risolvendo. Comunque, non lo so, perché io non sono molto nel mondo WordPress, no? Non sapevo che c'erano sti furboni. Sì, ma qui è il colpo di Ciuschi. Poi, praticamente, come non è? Adesso la compagnia effettiva che ha inventato il plugin ha detto che ci dà lo scontone. Sì, perché la cosa che mi ha puzzato di brutto era che volevo l'FTP, ma dai. I plugin di solito si scaricano, li installi, li attivi in qualche modo. No, questi volevano l'FTP, volevano caricarlo loro. No, giù dalla pianta, eh. Adesso Ciuschi, gli ho messo la password su internet. Non può più guardare i siti, eccetto Cute Overload, LOLCATS e Caturday. E anche I as a cheeseburger, che è un altro blog, tutti i gatti. Basta. Poi, domandona per voi. Allora, mi dovete dire lo script in PHP di fare in modo che questa pagina viene visualizzata solo se proviene da un altro dominio, no? Io lo script l'avrei già trovato, no? Praticamente se mettiamoci un link su mayfisherdesign.com, schiaccio il link, arriva a sta pagina, lo script dice, ah ok, provieni da questo dominio qua, anzi da questa pagina qua. Però se lo scrivi direttamente nell'URL non va, perché dice che questo non è. E io lo script l'ho trovato. Il problema è che lo script funziona solo se gli dai esattamente la pagina di provenienza, proprio perfettissima, mayfisherdesign.com/link.html. Invece io voglio qualsiasi pagina dal quel dominio. È quello che non so fare, perché praticamente ho fatto un sito una volta con PayPal, no? Che praticamente te puoi scaricare il gioco solo se hai
se provieni dal PayPal, no? Quindi io facendo questo scriptino in PHP posso dire, allora, se la gente proviene da PayPal, allora fammi scaricare il gioco. Altrimenti no. Solo che PayPal non ha un link di merda facile quando hai finito l'ordinazione, no? C'ha tutto un tridello. Allora a me mi serve solo paypal.com. Tutte le cose che vengono da paypal.com gli dai l'accesso. Altrimenti no, va bene. E io questa stamattina a Ciuschi gli ho detto, scusa, te che sai tutto, non mi sai risolvere sta cosa in PHP. E allora poi se mi so piangere, ho dovuto andare a consolare, ma dai, non fai così, Ciuschi. Lo so che sei piccolino, che sei un gatto, però pensavo che eri più onesto. Allora basta, adesso mi berrò un po' di Arizona Green Tea. Magico sto tè, quasi meglio del Tecate. Famosissimo tè freddo messicano. Il tè freddo messicano viene anche detto cerveza. Perché i messicani hanno queste parole un po' astruse.